Bene, siamo in questa quinta domenica del tempo ordinario e come abbiamo iniziato a fare nelle domeniche ordinarie, seguiamo con lo sguardo e con l'attenzione Gesù che si presenta, si manifesta, si muove in mezzo alla gente, un po' come se fossimo là presenti a vedere quello che succede a partire dal racconto che abbiamo qui di Marco. E certamente l'incontro di oggi con Gesù è come l'incontro che questa gente faceva con Gesù. Certo, noi non siamo là presenti, ma possiamo pensare, possiamo immaginare come questa gente che si radunava attorno alla casa dove di Pietro, dove Gesù abitava, dove era andato a riposare, a passare la notte, e la gente che si raduna lì si aspetta qualcosa da Gesù, e questo qualcosa che si aspetta da Gesù è la guarigione per quelli che sono malati o indemoniati. È la parola che lui è venuto ad annunciare. Per questo, infatti, sono venuto per annunciare la parola del Vangelo, che è parola di vita, e chi ascolta questa parola accoglie in se stesso il dono della vita, perché Gesù è la vita. Dunque, come queste persone, anche noi oggi, pur così distanti nel tempo, possiamo accogliere la parola di Gesù, quella parola che ci fa vivere. E questo tema di Gesù che dà la vita, lo vediamo subito, perché esce dalla sinagoga dove aveva guarito una persona e dove già aveva parlato. Entra nella casa di Simone, c'è la suocera che guarisce subito, gli dicono subito che è malata, lui la guarisce subito e la suocera si mette a preparare la cena, penso. E quindi questa vita quotidiana nella quale Gesù entra, perché è presente nella quotidianità della vita dell'uomo. E poi quello che abbiamo ascoltato. Dunque questo Gesù che dà la vita, che è portatore di vita, che fa vivere con la sua parola e con le sue guarigioni, si coniuga questo tema con la prima lettura che oggi abbiamo sentito, quella di Giobbe. Non so se avete mai letto qualcosa del libro di Giobbe, oltre a quello che magari si sente così ogni tanto in chiesa, nella liturgia. Ma chi ha scritto il libro di Giobbe credo che sia un genio, perché è un uomo che ha descritto l'esperienza della sofferenza, questa sofferenza radicale di quest'uomo Giobbe, l'ha descritta in un modo con sottigliezza di attenzione e con capacità di comprensione che qualcosa di particolare. Giobbe bisogna forse leggerlo per capire quanto profonda è o può essere la sofferenza umana. E dunque, questo testo di Giobbe, che cosa descrive qui in questa, è lungo il libro di Giobbe, è molto lungo, no? Ma in questa pagina ovviamente che cosa descrive? Descrive l'esperienza della durezza della vita, soprattutto per il fatto che la vita è una vita sofferta, nella nostra vita c'è la sofferenza, non solo c'è la sofferenza fisica, c'è la sofferenza in tutti i sensi, morale, c'è la sofferenza anche della solitudine, del non senso, della fatica inutile. Credo che questa esperienza
della fatica inutile sia una delle esperienze più frustranti. No? Quante volte ce l'abbiamo messa tutta, non tanto nel mondo del lavoro, anche va bene, poi magari anche lì succede, ma alle volte ce l'abbiamo messa tutta per andare d'accordo, per far andare d'accordo le persone, per aiutare le persone, ce l'abbiamo messa tutta con i figli, ce l'abbiamo messa tutta con i parenti, ce l'abbiamo messa tutta veramente cercando di fare ciò che di meglio riuscivamo a pensare e a fare. E abbiamo sortito l'esperienza della inutilità di tutto quello che abbiamo fatto. Forse non tutti facciamo questa esperienza. Giobbe l'ha fatta. Giobbe fa questa esperienza del fallimento radicale di ogni impegno nella vita. Allora, a che serve vivere? È la domanda che si fa Giobbe. Non era meglio se morivo nel ventre di mia madre? Sarebbe stato molto meglio non nascere piuttosto che fare questa esperienza di vita. Grazie a Dio nessuno di noi, penso, in questo momento direbbe la stessa cosa, perché la vita ci regala anche tante cose ricche e belle. Ma questo racconto di Giobbe mette l'uomo di fronte all'esperienza del fallimento, del dolore e della morte. E di fronte a questa esperienza l'uomo fa l'esperienza dell'angoscia. Come rispondere a questo male di vivere che l'uomo sente? Ecco allora la figura di Gesù. Cioè, questa risposta non può venire dall'uomo, ma deve venire come un dono fatto all'uomo, come un dono è la vita. Ecco allora la presenza di Gesù. Gesù è quella presenza che porta la vita nel cuore dell'uomo. Allora sì, sono importanti le guarigioni fisiche, è un segno del dono della vita. Sono importanti gli esorcismi, è anche lì un segno del Dio della vita, ma che Gesù compie, ma è importante la parola che raggiunge la nostra intimità, il nostro cuore. Se accogliamo questa parola che Gesù è, noi sentiamo entrare in noi la vita, perché dà senso alla vita, dà forza e coraggio e soprattutto fa sì che non ci sentiamo mai soli, anche nei nostri momenti di solitudine. E vorrei concludere con un richiamo a questo fatto, questa cosa che ci viene detta un po' particolare, no? Che Gesù dice qui al mattino, no? Dice qui Marco, al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Certo, Gesù forse, pensiamo, non aveva bisogno di pregare, era Dio, figlio di Dio. Ma che cosa fa Gesù qui? Gesù ha bisogno, come uomo, di stare nella intimità con suo Padre. Perché noi non viviamo solo la vita esteriore. La vita esteriore è una parte limitata, anche povera, del nostro vivere. Noi viviamo soprattutto la vita dentro di noi. È dentro di noi che noi incontriamo e sentiamo il sapore della vita. Allora questo gesto di Gesù ci dice
come anche noi, ciascuno di noi, debba prendersi cura della vita che ha dentro di sé, non della vita solo che svolge nelle attività quotidiane, in quello che fa, o fisicamente, ma prendersi cura della vita che abbiamo dentro di noi, sentire che la vita è dentro di noi. E curare questa vita significa accogliere la parola di Dio. È la fonte della nostra vita. Sia lodato Gesù.